tra pochi minuti avremo in collegamento telefonico l'ambasciatore Raffaele Trombetta, l'ambasciatore italiano qui a Londra, che così parlerà agli italiani riguardo a questa situazione del nuovo lockdown che proprio oggi la Gran Bretagna deve subire. Ricordo che le scuole, asili nido e università continueranno ad essere aperte, tutti i pub e ristoranti chiuderanno, ma potranno continuare a svolgere l'attività all'interno per le consegne a domicilio. Solo i supermercati e i negozi di prima necessità resteranno aperti. Alle famiglie non sarà consentito incontrarsi con membri di altri nuclei familiari. Una persona sola potrà continuare andare a fare, per esempio, operazioni di volontariato. I bambini potranno spostarsi tra le case se i loro genitori sono separati. Gli hotel apriranno solo per le persone che devono viaggiare per lavoro. I luoghi di culto saranno chiusi, ma saranno consentiti funerali con un massimo di 30 persone. I luoghi di lavoro resteranno aperti solo nel caso la modalità smart working non è possibile, come per esempio in questo caso della nostra emittente. Sarà consentita l'attività fisica all'aperto, palestre e piscine resteranno chiuse. Quindi questo è un po' le direttive che ha dato Boris Johnson nel suo discorso di qualche giorno fa. Questo sarà prolungato, queste restrizioni saranno prolungate fino al 2 dicembre e dopodiché bisognerà anche vedere che cosa succede. Ci sono state alcune notizie, alcuni giornali che hanno riportato che dal 2 dicembre potrebbe essere prolungato fino addirittura nel periodo natalizio, quindi si parla della fine di dicembre, dove, ricordo, la fine di dicembre coincide anche con la Brexit, quindi dal 1 di gennaio questo paese si sveglierà in un'altra situazione. Questo è un po' il quadro generale che vorrei affrontare tra pochi minuti con l'ambasciatore italiano, che ringrazio del suo tempo, perché molti italiani hanno anche un po' confusione, no, nella testa, ma questo ce l'hanno anche gli inglesi. Stamattina in metropolitana parlavo con un inglese e anche lui non capisce bene se è un lockdown vero o un semi-lockdown, oppure una pacca sulla spalla per dire ok, stiamo attenti, però se puoi proprio lavorare vai. I mezzi, i bus, le tube continuano ad andare e questo sta a significare che tanto lockdown non è. Non entreremo nel giudizio politico o del governo, perché poi ogni governo in una situazione o nell'altra conosce casa propria, quindi conosce i limiti e le problematiche del proprio paese, però sicuramente Boris Johnson ha sempre dato un'ambiguità nel ragionamento e nelle notizie. Quindi dalla regia in questo momento mi fanno cenno che c'è in collegamento dall'ambasciata italiana a Londra l'ambasciatore Raffaele Trombetta. C'è? Allora diciamo subito il buonasera, non so se mi sente. Buonasera ambasciatore. Sì, la sento, non benissimo, ma la sento. Buonasera, cercheremo dalla regia alzare i volumi, noi invece la sentiamo bene. Innanzitutto benvenuto a London One Radio, come sta? Ripeto, non la sento molto bene. Siamo bene. Ok. No, noi la sentiamo benissimo, noi la sentiamo benissimo. Ok, perfetto. Allora le chiedi... No, tutto bene. Ok. Tutto bene, compatibilmente con la situazione in cui ci troviamo. Ecco, in questa situazione volevo appunto dare anche un senso di positività, no? Non parlare sempre di cose negative, ma di positività per gli italiani che cercano anche a volte delle risposte. Cosa possiamo dire agli italiani, ambasciatore? Ma sicuramente ha ragione lei nel dire di rimanere sempre positivi. D'altro lato vanno rispettate appunto le misure, le regole che sono state messe in campo dalle autorità britanniche, con lo stesso spirito con cui le abbiamo affrontate sia qui in Inghilterra e nel Regno Unito, sia in Italia nei mesi passati. Lo spirito di chi sa che bisogna rispettare queste regole, sa anche però che deve guardare al futuro e prepararsi bene per il futuro. Assolutamente, credo che parole più chiare non potevano essere dette. L'ambasciata in questo caso che cosa fa? Perché noi l'abbiamo spesso detto, ma vorrei che fosse lei a dire tutto quello che sta facendo e ha già fatto l'ambasciata per gli italiani. Insomma, gli italiani non sono soli, ambasciatore.
No, assolutamente no, e quando parlo dell'ambasciata ovviamente parlo dell'insieme degli uffici italiani che comprendono l'ambasciata, ma il grande lavoro che stanno facendo i consolati generali a Londra e a Edimburgo, nonché la rete di nostri consoli, agenti consolari onorari in tutto il Regno Unito. Cosa facciamo? Noi cerchiamo di essere in primo luogo vicino ai nostri concittadini, continuiamo a lavorare, gli uffici continuano ad essere aperti, ovviamente anche noi dobbiamo rispettare alcune misure per cui il numero poi di addetti è inferiore a quello solito. Beh, certo. Ma non abbiamo chiuso né chiuderemo, insomma, ecco, siamo lì per gli italiani, cercando di fare tutto quello che le circostanze attuali ci consentono di fare. Vogliamo ricordare agli italiani, ma credo che la disciplina italiana ce lo impone, però bisogna sempre mettere la mascherina, salvaguardarsi da chi è vicino, con mantenere appunto le regole che ci sono, come è vero, ambasciatore. Questo è un po' il messaggio che noi cerchiamo anche nel nostro servizio pubblico di dare continuamente, perché ahimè questi inglesi, ambasciatore, sono un po', insomma, indolenti a volte, ancora sulle metropolitane ci sono alcuni che non mettono la mascherina. Ma l'importante è che ognuno faccia la propria parte, ognuno faccia il proprio dovere. Gli italiani, come dicevo prima, ma qui, ma anche in Italia, lo hanno fatto in passato. In questo periodo capisco che è persino più duro rispetto a qualche mese fa, agli inizi, perché tutti avevamo pensato che insomma, la curva che era scesa nei mesi di agosto e settembre, insomma, ci incoraggiasse ad essere appunto meno attenti, e invece no, invece dobbiamo ora essere più attenti più che mai, perché ecco, come si è dimostrato nei mesi di marzo, aprile, maggio, rispettando le regole, la curva poi scende e riusciamo in questo modo a guardare con maggiore serenità, con maggiore speranza, diciamo, al futuro, e sperando che arrivi il vaccino il prima possibile, naturalmente. Noi stiamo lavorando anche noi, in collaborazione anche con il Regno Unito e con altri paesi, affinché si possa avere appunto questo vaccino e soprattutto poi possa essere distribuito alla nostra popolazione. E questo è un po' rassicurante, questa collaborazione tra l'ambasciata e anche le realtà istituzionali qui in Gran Bretagna. Questo è molto chiaro ed importante. Ecco, per spostare un attimo l'asse dal Covid alla Brexit, perché non ci ricordiamo che questa nazione, il 31, lo dicevo prima, ha anche la Brexit che incombe. Ora, nessuno ha chiaro che cosa succede ancora, nessuno ha la sfera di cristallo, però come sta lavorando l'ambasciata per tutelare gli italiani in questi accordi bilaterali? Insomma, come sta viaggiando il binario verso la Brexit? Beh, diciamo che è in corso in questi giorni il negoziato per l'accordo sulle relazioni future. E ovviamente noi sia qui nel Regno Unito, sia ovviamente in Italia e a Bruxelles, con molta attenzione e con un grande sostegno che diamo alla Commissione europea, e speriamo davvero che si possa giungere ad un accordo. Giornate, ore, direi decisive. Per noi è molto importante che ci sia un accordo, è importante per i nostri cittadini che vivono nel Regno Unito, o anche i nostri cittadini che comunque hanno relazioni, che siano commerciali, che siano culturali, che siano scientifiche, con il Regno Unito. È importante per le nostre aziende. Noi abbiamo un commercio con il Regno Unito estremamente positivo ed estremamente importante per noi. Cosa facciamo noi? In primo luogo seguiamo registrazione dei nostri connazionali appunto al settlement scheme. Sì. Il numero di coloro che sono registrati è abbastanza elevato. Non abbiamo l'ultimo dato che sarà rilasciato nei prossimi giorni, ma credo che supererà la cifra di 400.000. Beh, una cifra molto importante. Ma non è un numero che ci dice che tutti i connazionali si sono iscritti. Certo. Quindi noi insistiamo perché lo facciano, ma insistiamo anche nei confronti delle autorità britanniche, con cui abbiamo avuto fino adesso un'ottima collaborazione, un'ottima relazione. Insistiamo perché, ecco, tengano presente queste realtà anche quando sarà
terminato, come dire, la scadenza per registrarsi. Questo è molto importante e noi continuiamo ad insistere. E poi lavoriamo per le nostre aziende, insomma, perché capiscano certo. cosa c'è da fare. Lanceremo proprio in questi giorni, in questo periodo, lanceremo un nostro programma, proprio una campagna informativa per le imprese, con una serie di video in cui sono contenuti dei consigli pratici proprio su come prepararsi al meglio in vista di quello che poi sarà comunque un grosso cambiamento al 1 gennaio, quando il Regno Unito definitivamente, vuol dire, uscirà dall'Unione Europea, perché sarà finito a quel punto anche il periodo di transizione. Il supporto pratico dell'ambasciata alle imprese credo che sia il messaggio più importante per chi ci sta ascoltando. Quindi, ambasciatore, io spero di poterla risentire, così magari ci si aggiorniamo anche su queste eventuali video che l'ambasciata e il suo team farà. Un'ultima domanda, perché il tempo so che è tiranno. Su queste presidenziali, no? Su questo, quello che sta succedendo negli Stati Uniti, a seconda di chi vince, io non voglio dire che in questo momento vince uno o l'altro, perché poi in politica le cose possono cambiare, però diciamo che in questo istante è in vantaggio Biden. Ecco, ma cosa potrebbe succedere alla Gran Bretagna a seconda di uno o dell'altro che vince, se Biden o Trump? Cosa potrebbe succedere con la Gran Bretagna? Ma adesso in queste ore stiamo tutti seguendo con grande attenzione e interesse un esito della campagna delle elezioni presidenziali molto affascinante, anche perché veramente si sta giocando voto per voto, sì. stato per stato, quindi fare ogni previsione sarebbe certo. Più che del Regno Unito, io vorrei parlare ovviamente dell'Italia. L'Italia ha un rapporto storico fondamentale con gli Stati Uniti, è il nostro punto di riferimento importantissimo in politica estera, ma non solo, e sono certo che questo tipo di rapporto, questi sentimenti anche che ci uniscono al popolo americano andranno avanti in ogni caso a seconda di uno dei due. Ho detto della Gran Bretagna perché qui ci siamo anche molti italiani che ci sono in Gran Bretagna, e poi sai, con gli scenari della Brexit magari è anche importante, no? Uno dei due, chi può vincere, può essere determinante, però poi alla fine, come ha sempre detto lei, insomma, il rapporto dell'Italia con l'America e con la Gran Bretagna sono sempre stati ottimi, e speriamo che continuano ad esserlo. Ambasciatore, io la ringrazio, le auguro buon lavoro a lei e a tutto il suo team, e ci aggiorneremo prossimamente, magari a parlare anche della Brexit, sulle imprese e i progetti futuri dell'ambasciata. Certamente, ringrazio io, e un saluto a lei e a tutti coloro che seguono il suo programma. Grazie, arrivederci e buon lavoro.